Allora, questa app qua, la vedete? Si sta caricando. Non vivo qua, non ci mette tanto. Questa qui è un avanguardista. Una di quelle che va in alla scoperta, come si chiama quella? Un'esploratrice. Che ha sentito il sapore dolce del kaki. E allora si sta caricando per portarla all'alveare. Poi avviserà le altre a seguirla facendo la danza delle api, una specie di danza che lei fa sopra le altre api, che va a destra, a sinistra, vabbè. Ecco qua, di fatto un'altra che sta già chiamando l'amica sua, no? Allora, una qua, potresti che danno molto si riempirà di api. Ora facciamo a gara, chi fa prima? Io a mangiare o loro a mangiarsi a loro volta? Boh, mi fanno ricordare un vecchio film, quello là di Luciano De Crescenzo, Il mistero di Bella Vista, in cui una scena in cui stanno parlando di dell'uomo e la misura di tutto, cosa. Faceva vedere che stavamo in un acquafrescaio oppure limonaio, non so come si dice, che faceva due limoni, che stava facendo delle limonate, cioè nel senso che stava vendendo i limoni, non cosa, no, non quell'altra cosa là. Comunque stava facendo queste cose qua, e era sopra un'immagine, no, sopra un limone capitò una petta che stava. Okay, questo ha finito, quest'altro sta facendo, vedete che sta andando in dalle fessure. Allora, capito che sta in immagine, sta pure la mosca, sta pure i moscerini per questo. Ok, la mosca che mi sono andata su me. Allora, eccola qua. Vedete? Già hanno avvisate le altre. Comunque stava una mosca, stava un'ape sopra a questi limoni, no? Mentre stava a girare il filmato, lei stava sentendo l'odore dei limoni, delle bucce dei limoni. Ma queste qui, vedete? A caricarsi non ci mettono tanti, perché il loro stomaco non è tanto grande, non è tanto capiente. E il viaggio, secondo, no, il viaggio le verrà a costare di meno che il carico che fa, perché sennò non andrebbe da nessuna parte se fosse il contrario. Ma questa se ne andava a fare avanti e indietro, anni con le volte. Queste sono le api più vecchie. Quelle, un'ape, se no, 30-40 giorni l'ape europeaia, più di tanto, non può fare. Perché prima ce ne stavano di meno, man mano ne stanno sempre di più. Chissà fin quando ci saranno. Comunque, le ape, queste qui bottinatrici, quelle operaie, sono quelle più vecchie, quelle che, una volta che si sono imparate per bene come funziona tutto l'ambaravan dell'alveare, sono diventate grandi abbastanza per poter andare loro stesse a procacciare cibo. Comunque ho detto, un'ape operaia, se no 40 giorni, 30, 40 giorni, poi non ce la fa più. Perché le alette sue, tutto diventa vecchia. L'unica che dura veramente tanto è l'ape regina, perché l'ape regina sta racchiusa lì dentro, praticamente la mattina si non sta a fare nient'altro che sfornare figli. Che poi spiegherò meglio in altre occasioni. Perché questa sta finendo pure a memoria. Memoria a batteria. Comunque non so se si riesce a vedere. Fa a fuoco, si riesce a vedere che con la sua proboscide, manca metà a fuoco, la formica l'ha fatta scappare. Se si riesce a vedere con la sua proboscide, sta ciucciando. Quando invece devo prendere il polline, si bagnano le zampettine grosse di che c'hanno di dietro di saliva. Quindi
che poi il polline ci si attacca sopra. Vedete la formica come gli dà fastidio? Naggia. Comunque qui ce ne stanno poche, mo si è sparsa la voce e stanno venendo. Questo perché abitano vicino, eh. Cioè le cassette stanno vicino a Lamandino. 10-15 metri massimo. E queste se le mangiano così, eh. Ah, ma io, o mangi tu o mangio io, eh. Comunque, è un po' se n'è andata. Stacchiamolo qua, se qualcosa fate qualche domanda. Mi saluti?